Salve ragazzi, sono CharmPokéFan e oggi ho qui con me ben 4 pacchetti di Pokémon Nero e Bianco. Uno di Reshiram, uno di Zekrom e due di Zoroark. Cominciamo con l'apertura di quello di Reshiram. Sono già aperte perché non ho saputo resistere, ma le ho messe dentro. Quindi sono già aperte. Faccio lo stesso trick, 1, 2, 3, 1, 2. E allora, e abbiamo un Ducklet, pozione, Clink, Pansia, Timbur, recupero di energia, Servine, recupero totale, uno stupendo Blitzel Reverse. E poi uno Scolipad che già ho. Questo era il primo pacchetto, quello di Reshiram. Dopo quello di Zekrom. Abbiamo un Petilil, bene, mi serve per il mio deck, un Tepig, un Timbur ancora, uno Snivy, ho sbagliato a fare il trick, bene, comunque un Maractus rara reverse, bello questo, rara reverse, poi un Duosion, sì, recupero totale. La rara è Galvantula. Ho sbagliato proprio a fare il trick. Galvantula e poi una che non conta. Passiamo con quelli di Zoroark, che sono stati più fortunati secondo me. Ora scoprirete perché. Allora abbiamo un Lillipup, Wubat, Blitzel, Simisage, Darumaka, Ducklet ancora, Gurdur, recupero totale, la reverse è uno Scrafty stupendo, Scrafty rara reverse, bellissimo. E la rara è un Emboar, bello anche questo, olografico. Bene, per questo è stato uno dei più fortunati. E ora passiamo con l'altro, sempre di Zoroark, sempre un buon pacchetto, sì. Sperando di non sbagliare. Allora, un Solosis, e così ho completato tutti i Solosis. Solosis, Duosion e Remus. Un Joltik. Un Dirling, ancora un Joltik diverso però, un Pidav, un Pignite Pignita, non mi ricordo mai come si chiama, Krokorok, Duot, bellissimo Duot, la reverse è un Patrat e la rara è un Klinklang olografico. Ho trovato due olografici nei pacchetti di Zoroark. Un'olografica. Bene ragazzi, con questo è tutto. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo la prossima settimana con nuove bustine. Credo che sia una perché credo sia una, basta. Poi si vedrà. Ciao ciao.